Signore, viaggiato bene? Non del tutto. Benvenuto a Camp Slayer. È in anticipo. La sala riunioni è pronta? I tecnici attendono il suo briefing, non appena il comandante dà il via libera. Possiamo iniziare? Leggi questo. Non lo sapevi? C'è un nuovo re in città. A quanto pare. Tu sei? La mia assistente, Clarice Stokes. Dottoressa Clarice Stokes. Kolchak. Primo tenente Kolchak. Bene. La sala riunioni? Che c'è, Marin? Troppo stanco? Potrebbe essere la nostra ultima volta. Dopo la sparatoria al checkpoint, ero distrutto. Nelle ultime settimane tu mi hai dato forza. Non so dove sarei senza di te. Rachel King. Il colonnello King è arrivato. Va alla sala riunioni. Arrivo subito. Merda, è lui. In anticipo. Chi? Tuo marito? Non sarebbe ora di dirgli la verità? Rivestiti, sistemati. Ehi, Rachel. Hai intenzione di parlargli di noi? Tu ed Eric siete stati lontani un anno. Qualunque cosa fosse ormai è finita, lo sai. È solo che non è il momento giusto. Tutte scuse, non c'è un momento giusto. Presto, Nick. Credimi. Presto. Ci vediamo al briefing. Merda. Chiedo scusa per il rumore e il disordine. Stiamo ancora preparando la base. È incredibile. Solo qualche settimana fa Saddam se la spassava qui, ingozzandosi di caramelle mentre qualche poveraccio gli faceva la pedicure. Bella immagine. Se solo vedesse com'è ridotto questo posto. È ironico. Abbiamo la CIA, abbiamo l'esercito, i Marine, la DIA, l'aeronautica. Non manca proprio nessuno. Tutti vogliono fare la storia. Benedetta America. Ti vedo, vecchietto. Continua a darci dentro. Unisciti a me. Hai ancora da imparare. Dopo, abbiamo ospiti. Forse la fanciulla vuole rifarsi gli occhi mentre mi gonfio. Vuoi guardarmi da vicino? Ti vedo benissimo da qui, grazie. Ignora il caporale Merwin, è un pochino, diciamo, rozzo. Ogni unità ha il suo buffone di corte. Sergente Kay. Il tenente colonnello King. Lo accompagno alla sala riunioni. Sì, vado a prepararmi. Ci vediamo dopo, Marine. Qual è il suo problema? Nick è cambiato ultimamente. C'è stata una sparatoria qualche settimana fa, con una vittima civile. Nick ne ha sofferto. Può combattere? È un soldato, signore. Può farlo. Ah,
Ehi, hey, Joy, ti hanno messo dietro una scrivania. Vuoi che ci parli io? Non mi lamento. Dietro una scrivania ci si beccano meno pallottole. Questo è il famoso tizio del satellite? Tenente colonnello Eric King. E se non vado errato, vice caporale, questo mi rende il tuo comandante. Mi prende in giro? Oh merda, dice sul serio. Dai pieno accesso al colonnello. Signore. Fossi in te, non mi abituerei troppo a quella scrivania. Io te lo dico, quando la grande stronza lo verrà a sapere, andrà fuori di testa. Si dà il caso che sia mia moglie. Non lo sapevo, mi scusi. Complimenti, genio. Signore, sono desolato. Rachel non ha detto del matrimonio. Lavoriamo lontani da un anno. Quindi ora è la grande stronza? Vedo che ha fatto carriera. A mia discolpa, usiamo il termine in senso un po' affettuoso. Bene, ti aiuto a sistemarti. Spero che la connessione regga. Lascio a te la parte tecnica. E io lascio a te sollevare i pesi. Affare fatto, Doc. A proposito, dove siamo? Sembra un salone da ballo. Beh, sì, hai indovinato. Immagino che Saddam amasse scatenarsi in pista. E se la sua compagna di ballo gli pestava un piede? Via la testa? Beh, non mi stupirebbe. Forse alla fine ti concederò un ballo. Basta che non mi pesti i piedi. Colonnello. Signora King. Eric è la mia squadra. Se vuoi fare un briefing, devi chiedere a me. Ora è la mia squadra. Che stai dicendo? Il comando mi ha assegnato ufficialmente la guida della task force. Aia. Stai scherzando? Sai che l'ironia non è il mio forte. Tenente Kolchek, se non ti spiace... Dal comando centrale. Conferma che il tenente colonnello King ha assunto il controllo dell'operazione. Mi serve accesso alla vostra rete. E tu chi sei? È la dottoressa Stokes. Le ho dato accesso totale. Sì, immagino. Ok. Cercherò di arrangiarmi da sola. Dottoressa Stokes, iniziamo la presentazione. Trovato qualcosa? Che cazzo è? Sembra arte moderna. Sono immagini strettamente riservate del programma Kelus. Dovrei capirci qualcosa? È un sistema satellitare termico che ho sperimentato. Oh, incredibile. Prego, sperimenti pure. Ti comporti sempre così ai briefing, caporale? I ragazzi sono soltanto stanchi. Senza offesa. D'accordo. Le scansioni satellitari della zona di guerra hanno rilevato un possibile deposito sotterraneo. Ovviamente la scoperta richiede ulteriori indagini, ma nutro il forte sospetto che contenga le armi chimiche di Saddam. Ti abbiamo beccato, bastardo.
Il comando centrale ci autorizza ad attaccare la struttura e requisire le armi presenti. Le ostilità sono finite, ma ci sono sacche di resistenza repubblicana in tutto il paese. Potrebbero usare quelle armi in ogni momento, dobbiamo fare presto. L'esercito ci darà un passaggio in elicottero. All'arrivo il tenente Kolchek guiderà l'assalto alla struttura. Conquistata, condurremo un'ispezione delle armi. Ascoltate, c'è stato un cambio al vertice, ma Rachel resta fondamentale per l'esperienza maturata sul campo e la conoscenza locale. Lavorerà con noi ed esigo che le mostriate il medesimo rispetto. Qualche domanda? Che cazzo stiamo aspettando? Forza! Quella zona lì è delle tribù, colonnello. Non li sottovaluti. È gente feroce. Presumo avremo supporto aereo? Nah. Troppi velivoli ci farebbero scoprire. Faremo dentro e fuori, veloci. Sì, è quello che ha detto tua madre. Occhio, ragazzo. Se non fossi uscito in tempo, potrei essere il tuo papi. Ok, ora basta, Merwin. Signore, che ne pensa? Faremo tutto da soli. Se qualcosa va storto, stacco la spina e andiamo. Con il dovuto rispetto, credo sia un errore. Con il dovuto rispetto, tenente Kolchek, non spetta a te decidere. Tu che ne pensi? Merwin ha ragione. Se facciamo alzare troppi elicotteri, sarà facile scoprirci. Se avete dubbi, ne parleremo dopo. Non comunicheremo fino all'obiettivo. Se non rompiamo il silenzio radio in 24 ore, allora il comando invierà i soccorsi. In 24 ore succede di tutto. Smettila di lagnarti. Era solo per dire. È per questo che siamo in guerra. Questo è il motivo per cui lottiamo ogni giorno. Ve lo garantisco, signore e signori. Così impediremo a Saddam di usare quelle armi. Pronti tra un'ora. Andate pure. Clarisse, puoi darmi una mano? Subito. Non lo so, non mi torna. Il mio sesto senso pizzica. Oh, tesoro, senti, se vuoi ti do una bella grattata, ti va? Dico davvero, ho un brutto presentimento. Succede quando passi troppo tempo con Eric. Puoi fare niente? Scarico i dati aggiornati dal satellite. Così puoi restare sola con lui. Grazie, Clarisse. Eric, dobbiamo parlare. Devo dirti una cosa. Non ho scelto io di prendere il comando della tua missione. Rage. Ci siamo. Il risultato di tanti anni di lavoro. Ci siamo. Questa è la grande occasione che aspettavamo. Non riguarda noi, Eric. Vorrei solo che tutto tornasse come prima. Già all'epoca, le cose tra noi non andavano. Siamo stati peggio. Molto peggio. Non è cambiato nulla, Eric. Lo sai. Noi due... Non c'è un noi due, è finita. Ti prego, Rage. Non dire così. Non porti più la fede. Ehi, fa più attenzione! Oh, merda, scusa. Che cos'hai lì dentro, comunque? Che cazzo è? Luce ultravioletta, per cercare esplosivi. Dammi qua. No. Quanto manca al download, Clarisse? Mi serve subito. 5 minuti sono abbastanza subito? Sto scaricando i dati. Controllo le mappe satellitari. La connessione fa schifo. Ce la faremo bastare. Firmi un 1348? Eh? Un'autorizzazione. Poi... Certo. L'equipaggiamento. Controllalo bene. Ricevuto.
esplosivi. È quello che penso. WP, signore. Fosforo bianco. Faranno da fumogeni. Tutto qui. Le useremo solo come copertura. È chiaro? È chiaro. È Saddam quello che infrange le convenzioni sulle armi. Non noi. A che serve tutta questa roba? Dobbiamo essere agili. Dobbiamo essere pronti. È una struttura sotterranea, forse in costruzione. Meglio essere sicuri. Se vogliamo sentirci sicuri, portiamo più soldati. Tu saresti il tecnico? Hai buona fama. Merda, mi sembra il minimo. Mi occuperò dell'equipaggiamento. E se salta fuori qualche iracheno, gli faccio saltare la cazzo di testa. Sembri sicuro di te? Se ti serve aiuto con le funi, chiedi a me. No, me la cavo. Funi da montagna. Fighetto del cazzo. Troveremo anche Ali il chimico in quel sito. Se è nei paraggi lo prenderemo. Varrebbe quasi la pena per lui. Quasi? A dire il vero, continuo a preferire il lavoro d'ufficio. Circolano storie inquietanti sul confine. Davvero non vuole supporto. Potrebbe servire. Abbiamo il vantaggio del fattore sorpresa. Non voglio correre il rischio di perderlo. Signore, possiamo fare un passo indietro e ripensarci? Ho preso la mia decisione. Ti senti fortunato? È un cavallo dei miei, si chiamava Fortunello. È scappato. Puntaci la fattoria. Sento che vinceremo tutto. Invidio il suo ottimismo. Download finito. Agli elicotteri.
qualcosa? Cosa? Tu hai una domanda. Te lo si riesce a leggere in faccia. Che pensi di lui? Immagino parli del grande capo. È un duro e ci tiene a darlo a vedere. Ma non mi infastidisce. Anzi, mi piace. Ha un gran palo nel culo. Dove stiamo andando, credimi, ci farà comodo un duro al comando. Zain! Anna geht! Zain! Zain? Oh, Rabbi, is he in Tani? Ahbel! الو انا سليم 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 غاركون ابو زين طبعا رجعت ايوه رجعت هو زين مع هو زين مع ابنك طارق ايوه طارق هما مع بعض راحوا ياخدوا الاتوبيس بقالهم ساعه كله بخير لا كله مش كويس لقيت الحاجات اللي سرقها وخباها طارق وزين يا رب مش ده كمان قلت له 100 مره زين قال لي انه بطل الحاجات دي وعدني نمنح البوليس ايه لا مش عايزين الصيع دول معانا انا هتعامل معاه في معرفتي انت بس قولي لي هما فين انا مش عارفه اول ما يدخلوا من الباب تقولي لزين أبوك عارف أنت عملت إيه قولي له أبوك غضبان منك لا 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 يا ديني مش دلوقتي كابتن بصري أهلا أنا ملازم لازم أتحرك على طول أنت بتقول إيه سعادتك العدو جاي يا سليم العدو جاي علينا دلوقتي العدو يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا لا ده كلام فارغ محدش اتسلم العدو جاي ودي ارضنا واحنا لازم نتحارب ليها شايفينهم مطلوب تاكيد يلا شوف جايين علينا اقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا ما اقدرش اعمل ده يا فندم ابني محتاجني ده امر يا جندي مش طلب ده واجب عليك فهمت هرجع البيت قريب خلاص يا دار دي آخر مهمة كويوت 2 qui Mailman 2-1 reale in avvicinamento e pronti al silenzio radio passo
ricevuto. Grazie mille. Passa. Ci vediamo dall'altra parte. A tutte le stazioni, silenzio assoluto. Coyote 2, chiudo. Scaldatevi, ragazzi. Stiamo per arrivare. Ehi, Merwin. Che fanno tua madre e il triangolo delle Bermuda? Perché non mi illumini? Ingoiano marinai. Questa è una carina, dai. Ehi, tua madre è così lurida che dopo il sesso al telefono ho avuto un'infezione all'orecchio. Complimenti. Ce l'avevi pronta. Ti è piaciuta, eh? Se vuoi posso intrattenerti ancora a lungo. Lo dice anche tua madre. Basta sparare cazzate, pensate alla missione. Ehi, esiste soltanto un posto in cui una donna può darmi ordini. Ed è a letto. Tua mamma ti lascia portare donne a letto? Oltre a lei, intendo. Ehi, Rachel. Ehi! Che cazzo ridete? Sergente Kay, stabilisci un contatto con il CP AWACS a intervalli di 4 ore. Sergente Kay, sei con noi? Ricevuto. Contattare il CP ogni 4 ore. Ehi, tutto ok? Sì, sto bene. Che ti frulla in testa? Solo qualche casino da risolvere. Tutto bene. Sono ok. Sono con te, Nick. Come sempre. Lo so. Tienilo a mente. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi. Cos'è? Un motto da Boy Scout? Roba da Marine. Sempre fedele. E quindi porta fortuna? I Marine sono pieni di superstizioni. Sparane una. Senti questa. Mai voltarti mentre scendi da un elicottero. O la squadra è spacciata. Questa è la più grande fesseria che abbia mai sentito. Sì, forse. Però, perché rischiare? Sguardo sempre in avanti. Se mentre sei in guerra ti giri, una pallottola in culo te la meriti. Ci siamo quasi, Marine. È per questo che ci hanno mandato qui e giuro su Dio, noi ce la faremo. Sì, fratello. Urra! Urra! احنا الخنازير بيطيروا هيهبط قالوا نفسكم يا رجالة Joey! Che cazzo l'hai fatto? L'American! L'assacro dell'American Gop! Ci hanno scoperti! Attendiamo ordini! Divisi, ma non sparate! Dobbiamo usare la testa! إحنا الأمريكان! إحنا الجيش الأمريكاني! Mani dietro la schiena!
libera! Libera! Perimetro sicuro. I prigionieri collaborano. Roger. Dì al caporale Merwin di usare il fumo giallo per chiamare il colonnello. Il raid è fallito. Questi non sono nemici, sono pastori. Tenente Kolchek, aggiornami, prego. Nessun colpo sparato, nessuna vittima. Fattoria sicura, prigionieri neutralizzati. Prigionieri? Hai trovato un ingresso per il silo? No, negativo. Ammesso ci sia, è ben nascosto. Ammesso ci sia? Che vuoi dire, tenente? Dobbiamo ancora setacciare la zona. Lo troveremo. Al ritorno voglio un rapporto completo sul perché abbiamo impiegato tanto a prendere la fattoria. Sì, signore. Di conseguenza, se ci sono miliziani saranno già in allerta. Sono deluso, tenente. Mi creda, colonnello, la mia squadra è pronta a tutto. Ne è sicuro, tenente? Tutto liscio. Dici? Abbiamo aperto la fattoria come il culo non di... Non finire la frase, caporale. Posso interrogarli? Sì, ma eviterei domande sui massimi sistemi. Andiamo. Occhi aperti. Se vedete anche solo volare una mosca, voglio saperlo. Ricevuto. Non so voi, ma questo posto ha qualcosa che non mi piace. Ah, sì? Per caso è quel... intuito femminile di cui si parla? Sì, vuoi vedere che succede quando si incazza? Non muoverti. Devo perquisirti. السلام عليكم يا أخي. لازم أسأل السؤال ولازم تقول الحقيقة. فين مدخل مخزن السلاح؟ Ordini, signora. Riposo. Ci penso io. هسألك مرة تانية. فين مكان المخزن؟ Ma che diavolo è? Sembrerebbe un effigie. Pagana, forse. Ida! هتعرفوا قريب. Che stracazzo. انتو كام هنا؟ Ne ho abbastanza. Caporale, tieni d'occhio i prigionieri. L'hai sentita, Marin? Dimmi dov'è il silo. Era armato, signora. Qui sono tutti armati. Di bunduqiya kbira qawi ya akh. Akthar min anta mahtaju lil ghanam. فين مدخل المخزن؟ Fermo, tenente. È il solo modo per farsi rispettare da questi. Ho tutto sotto controllo. Altri prigionieri? Sì, sono di là. Andiamo. Raga Halem. O بعدين هتتكلم. Non perderlo di vista. Marin, voglio che setacciate l'intera fattoria, da cima a fondo. Ribaltate ogni letto, baracca o latrina. L'ingresso al silo deve essere vicino. Trovatelo. Non c'è un cazzo. Vuoi dire qualcosa, sergente? Guarda a terra. Cosa vedi? Non c'è niente. Se c'è un silo, dove sono le tracce, no?
Questa è una caccia alle streghe. Il suo prezioso Kelus ha sbagliato tutto. Seguiamo gli ordini, sergente. La perquisizione non è finita. Sì, signore. صعب جدا، مهم انك تقول الحقيقة. فين مدخل المخزن؟ Una sorpresa dopo l'altra. Questi sono criminali da quattro soldi. Che cazzo pensava, Eric? Voglio che rovistiate da cima a fondo. Bruciamoli tutti col fosforo! Non si usa il fosforo sulle persone! Ma dai, dovremmo tenerci per mano e cantare Kumbaya intorno al cazzo di fuoco! Sta zitto un secondo, cazzo, e lasciami pensare! Cosa c'è da pensare? Ci massacrano! Permesso di usare il fosforo! Falli bruciare! Ora li aggiro! Copritemi e portate Joy via da qui! Fa male, ma non stai morendo. Sta fermo, calmati. Non è grave, è solo un graffio. Ma non muoverti. Valle. Prega, fratello. Divisi e rispondete al fuoco!
maledizione! Dropkick a tutte le stazioni! Silenzio revocato! Qualcuno mi aggiorni sul contatto! Passo! Dropkick, qui Killjoy 2! Stiamo precipitando! Bersagli in zona d'atterraggio! Può andare peggio? Stenditi a terra o giuro che ti apro un buco in fronte. Cazzo! Nessuno parla più la nostra lingua. Ti conviene non sbagliare. Basta violenza. Jason! Jason! Sono vicino, amico! Arrivo! No, non posso crederci. Dove cazzo siamo? Sei tu, Nick? Davvero incredibile. In che razza di posto siamo finiti? Dobbiamo tornare in superficie, unirci al resto della squadra e chiamare i soccorsi. Questo posto non è un deposito di armi, ma di sicuro è fottutamente pieno di iracheni. Nick? Sergente, datti una svegliata. Occhi aperti. Ho visto qualcosa.
come hai visto qualcosa. Non era umano. Nel tunnel. Dovevo restare sull'elicottero. Lo sapevo che non eri pronto. Giuro su Dio! Lascia Dio fuori da questa storia! Guai a te se dici un'altra parola! Dai un taglio a queste cazzate se non vuoi farci ammazzare entrambi! Devi credermi! Ascoltami tu, sergente! Non c'era niente! Dobbiamo andarcene da qui. Hai mai visto nulla del genere? Che diavolo di posto è? Non so, ne avevo 4 in storia. È più pesante di quel che pensavo, aiutami. Non ci riesco da solo. Hai smesso di allenarti? È Merwin! Cristo, ci sto provando! Smettila di contorcerti! È grave, perde sangue e dobbiamo tirarlo giù. Dai, tieni duro, ci siamo noi. Nick, mi serve qui! Taglia le funi! Cazzo! È fottuto! Credi che non ti senta? Te la caverai, ok? Resisti! Morfina nello zaino! Prendila! Ti diamo un po' di carica, ok? Cazzo! Datevi una mossa! Tutto ok, sta attenta! Cazzo! Attenta a cosa? Gesù, chi ha preparato gli zaini? Che cazzo è successo? Clarice? Che cazzo? Via, presto! Che è successo? Via! Cazzo c'è là fuori? Non lo so e non voglio soffrire. Muoviamo. C'è troppo sangue! Dobbiamo fare qualcosa! Matt! Com'è? Vuoi la verità o mezza verità? Dimmi la verità! Sarò sincero. Sei messo molto male. Sta attirando quella cosa verso di noi! Non sta fermo! Dammi la cazzo di morfina! Sta zitto! Non fiatare il cazzo! Vacci piano, così lo uccidi! Mi serve il lucido, Nick. Nick, lo uccidi! La morfina agisce. أنا الملازم سليم عثمان لكل الجنود. أنتوا فين؟ حول. أنت فين؟ وأنت على
كابتن دار هذا تسمعني عندي رسالة حول كابتن زفت دار إذا قادر تسمعني أنا مش عارف في 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 كهف بحاول أخرج حول أخس يمكن عندي مشاريع النهاردة استحمى أسمع موسيقى احتفل عيد ميلاد ابني بس لا دقوا على باب انا لا لما كان جايين لما كان جايين بص احنا فين دلوقتي والله ما انا عارف انا فين في حد موجود من هناك انت عايز ايه مني
sta per venire giù tutto. Stai bene? Sei ferita? Sto bene. Hai visto il sergente Kay? Kolchak? L'ultima volta erano insieme. Ho provato, qualcosa interferisce col segnale. Quella può essere un'uscita. Non saprei. Non c'è alternativa, andiamo. Ora! Moschettoni, rinvii, corda, luce. Merda. Ok. Ci siamo? Ci siamo. Iniziamo. Questo è un bel salto nel buio. Abbiamo la fune. Guarda, c'è corrente. Io dico di scendere. Da quando fumi? Come? L'accendino. Questo? L'ho trovato in giro per la base. Pronta? E tu? Questo posto non mi sembra un deposito di armi. Se non c'è niente, perché ci hanno attaccati? Perché siamo in guerra? La gente tende a spararsi. In fondo è un'occasione per stare insieme. Abbiamo concetti diversi di stare insieme. Non ti ricordi i vecchi tempi insieme? Per il senso di soffocamento. Pavimento stabile. Sì, regge. Ci mancava. Credi si muova? Sembra bloccata. Che c'è? Hai sentito? No, nulla. Forse qualcosa laggiù. Incredibile. Questo proprio non me lo aspettavo. Beh, neanche io.
Anche se distrutto, questo posto ha un suo fascino. Chissà che è successo. È Pazuzu. Pazuki? Pazuzu. Non guardi film horror? Dovresti conoscermi. È un demone sumero. C'entra con le epidemie, credo. Epidemie e demoni, eh? Bene. Sono spari. Da dove vengono? Muoviamoci. Vedi qualcosa? È profondo. Ti sembra sicuro? Non c'è scelta. La fune. Scendiamo. Incredibile. Non siamo i primi qui. Diavolo. Ecco che cosa aveva visto Kelus. Mi spiace, Eric. Hai dato tanto per questa ricerca. Più di quanto immagini. Non è colpa tua. È una lezione. Lavorerò il doppio per riscrivere il programma. Kelus sarà ancora migliore. Credi non riesca? Non credi in me? Ora non ha senso pensarci. Concentriamoci sul presente e vediamo di uscire da qui. Quello che cos'è? Una depressione? Per le scosse? Sembrano attrezzi archeologici. Qualcuno studiava le rovine. Potremmo usare le lampade. La luce porterà a noi Marine. Pensi funzioni ancora? Funzionerà. Ma serve benzina. Troviamone un po'. Ovunque tu sia, Nick. Spero tu stia bene. Scusa? Che hai detto? No, niente. Eric, guarda qui. Una mitragliatrice qui? È della Seconda Guerra Mondiale. Gli anni della spedizione archeologica. Che cazzo è successo qui? Spero si riesca ad accendere. Ti penti di non aver chiesto il supporto aereo? Al solito mi leggi nel pensiero. Eric, dammi una mano con le taniche. Ah, finalmente un po' di fortuna. Come va la gamba? Gamba? Ah, intendi la protesi? Ho perso la gamba in autostrada. Io mi sento ancora in colpa. Sono stato duro con te.
Lo so, Rage. Non è stata colpa tua. Forza, al lavoro. Illumina il serbatoio. Ah, merda. Che c'è? La valvola perde. Il tubo è fissato male. Si può riparare? Fissiamo il tubo o niente generatore. Ci sarà qualcosa di utile. Per te come sta la squadra? Sono in gamba. Tutti quanti. Se la caveranno. Del nostro adesivo. Proviamo ad avviare il generatore. A tutte le stazioni, qui King, mi ricevete e passo. Stazioni, mi ricevete e passo. Ci sei? Ci sono. Quello che hai detto alla base. Ti sbagliavi. Ne dubito. Che non è cambiato nulla. Ma io sì. Durante la nostra lontananza non ho smesso di pensarti. Non l'hai fatto anche tu? Neanche un po'? Mi mancavi anche tu. È normale, no? Ne abbiamo passate tante. Reggimi il tubo. Fatto. Aiutami col pannello. Guarda come sono. Bruciate. Sembra una vita che non facciamo qualcosa insieme. Al tempo stesso sembra ieri. Perché abbiamo rinunciato? Ho tentato, ma non hai fatto nulla per trattenermi. Dovevamo stare uniti. Nessuno dei due si aspettava una lontananza così prolungata. Nell'ultimo anno Kellos mi ha completamente assorbito e ho ignorato il resto. Sembra una scusa più che una missione di colpa. Non è così, è la verità. Cazzate. Non sapevi se Kellos avrebbe funzionato. Rage. Dimmi a cosa pensi. Mi sei mancata, Rage. Non sai quanto. All'epoca, non so, era tutto così confuso. Ora sembra più semplice. Forse abbiamo ancora una speranza. Dovrebbe andare. Accendiamolo.
E luce fu. Se questi sono entrati, noi potremo uscire. Diamo un'occhiata. Siamo in mezzo. Non può farcela. Meglio l'altra strada. Vai, ti seguo con Erwin. Andiamo. Inizio a sospettare che neanche gli ragazzi sappiano di questo. Eric, dai un'occhiata. Credi funzioni? Scopriamolo, ti va? Il nastro è aggrovigliato. Nessun problema, faccio io. Da quando non porti più l'anello? Tu quando hai smesso di portarlo? Mai. È vicino al cuore. L'ho tolto quando sono andata via. Io guardo avanti. So ancora che significa questo anello. Ti rivoglio, Rachel. Fattene una ragione. C'è un'altra persona. Lo sapevo. Le ossa di questo tempio sono insanguinate. Abbiamo messo piede su una riva sconosciuta e risvegliato un male antico. Una blasfemia che si manifesta in forme e nature indescrivibili. Per millenni abbiamo vissuto come bambini, ignari degli orrori che riposavano nel sottosuolo. Ora abbiamo spalancato di colpo le porte della follia. Provo di non farcela. Ma non posso esimermi. Sigillerò questo luogo per sempre. Per tutta l'umanità. Mary, mi dispiace. E là? Merda. Thank you.
Mi ammazzo tutti. Che diavolo succede? Non lo so, amico. Non è così che dovevano andare le cose. Mi ricevete qui, King? Contatto, contatto! Siamo sotto attacco, ma mi sente basso! Rachel! King, qui Mailman 2-1 reale. Ripeti, passo. King, qui Mailman 2-1 reale. Mi ricevi, passo! Cazzo! Lasciatemi! Ragazzi, lasciatemi qui. Ci sta rallentando. Troviamo Rachel. Lasciatemi, ho detto! Andate! Li fermo io! Sam Erwin, quelli non sono iracheni! Me ne fotto di chi sono, li distruggo! Via! O lo lasciamo qui, o moriamo con lui. Via, andate. Fagliela vedere. Puoi contarci. Ehi, tesoro. C'è qualcosa di semplice qui. Stai scherzando, è lì da un secolo. Non c'è scelta. Lo vedi? Sì, arriva. Aggrappati a qualcosa! Non vedo niente! È troppo buio! Andiamo! Cazzo! Cazzo, Rachel, sta ferma! Mi dispiace, Rachel! Mi dispiace! Coronel!
cancello! Arriviamo! No! Eric! Rachel! Quale incubo sono sprofondate queste povere anime? La povera Rachel si è persa nelle tenebre. Che dire di Jason e Nick? Fratelli d'arme, ma sono davvero uniti come sembra? O si volteranno le spalle una volta di fronte al pericolo? In fondo non dimentichiamo che questa notte hanno già lasciato morire un uomo. Il che ci porta a Salim. Sembra un tipo equilibrato, quasi riluttante alla guerra, forse. Un destino infausto attende i sopravvissuti, bloccati sottoterra, inghiottiti dal vuoto. Una dopo l'altra, le loro luci si spegneranno, sempre che tu non trovi il modo di salvarli. Non sta a me preoccuparmi degli affari altrui, ma la curiosità tiene alto l'interesse. Potrei permettermi un consiglio? Naturalmente mi aspetto che resti un segreto tra noi. Molto bene. Quantomeno non potrai incolpare nessun altro se le cose non andranno, beh, come previsto. Ed è tutto per ora.